di creare un pericolo, cerca di andarsene in velocità, di servire il compagno in profondità, è vero. E, diciamo, il 70% delle volte sbaglia il passaggio, è troppo frettoloso nella scelta, però cerca di essere propositivo per la squadra. Io, ripeto, sono rimasta davvero favorevolmente sorpresa, colpita, e anche perché eravamo ancora una volta senza Messi. Poi Malcolm, per me è stata davvero un'emozione vedere la sua emozione in campo dopo aver segnato. E io te l'ho detto anche a te su WhatsApp, preferisco mille volte un giocatore magari tecnicamente un po' inferiore, però che giochi per la maglia, che appunto si emozioni per un gol segnato, che altri giocatori che invece preferiscono farsi squalificare pur di andare ad esempio al compleanno della sorella. E tu sai io a chi mi riferisco. Della sorella o del sorello, dipende sempre del sorello. Da capire qual è il sesso della sorella di Moneymar, del pesetero. E appunto. E vabbè, sì, no, ma infatti la cosa, io continuo a pensare che Malcolm non sia un giocatore da Barcellona, però spero che Valverde me lo faccia vedere per dire: guarda Max, non capisci nulla di football, e quindi questo è bravo. A me è piaciuto come è entrato in campo in quei 15 minuti, con la postura, la mentalità, faceva delle cose differenti da quello che faceva Dembélé, per esempio si faceva attaccare, fare fallo, oppure appena prendeva la palla la scaricava o tentava mezzo dribbling e quindi si portava addosso due giocatori dell'Inter e poi la scaricava, mentre Dembélé continua a guardare sempre la porta, sempre avanti, cioè lui la palla gliela devi dare in profondità, o se gliela dai sui piedi è finita. Abbiamo sbagliato moltissime ripartenze su grandi palle riconquistate da quel centrocampo che Fabio diceva, cioè da Rakitic, Arthur, e c'è un'apertura di Arthur il primo tempo, ragazzi, spettacolare. Noi dal terzo anello l'abbiamo vista bene, aperta proprio, e da lì praticamente l'ha sbagliata lui, insomma, non la profondità non l'ha attaccata nel giusto modo. Proprio su questo, Max, sì. Sì, ho fatto finito. Giusi sicuramente se lo ricorderà. Io scrissi sul gruppo Culer Italians l'altro giorno proprio su Marco e dissi che in 10 minuti Marco, quello che mi ha fatto vedere a me, sembra un'eresia, ma mi ha fatto vedere che è più utile al nostro gioco di Dembélé. Con tutto il rispetto di Dembélé, non sto dicendo che Malcolm è più forte, no, assolutamente non mi azzarderei mai, però io vedo un Malcolm che prende palla, difende molto meglio il pallone spalla alla porta, si fa, come hai detto te, venire addosso al giocatore, dal pallone si ripropone, cerca il dribbling, cerca il cross, cerca l'1-2, cose che Dembélé in tutto l'anno mi ha fatto vedere pochissimo. Ecco cosa io voglio dire. Forse Dembélé, secondo me, potrebbe esprimere il suo potenziale massimo, capiscimi, anche senso lo dico, in una squadra di strappi come può essere l'Arsenal, capito? Una squadra di strappi in velocità, un Liverpool di Klopp, che è tutto un andare e tornare. E Dembélé secondo me sarebbe un giocatore perfetto per quel gioco. Per il nostro gioco, non è un gioco per tutti il nostro, deve avere anche un'intelligenza calcistica elevata e soprattutto una velocità e pensiero di esecuzione molto, molto alto. E Dembélé in questo secondo me pecca ancora tanto. La verità è che, ti dico la verità, io questo Malcolm lo vorrei vedere un po' di più. E se anche in queste occasioni che manca Messi, non lo convochi nemmeno un ragazzo. Ma per cosa si è preso un ragazzo di 21 anni 40 milioni d'euro se poi si manda sempre in tribuna? Cioè, è quello che io mi chiedo un'altra volta. Ma Malcolm l'ha voluto Valverde o l'ha voluto solo la società? Io mi ricordo un'intervista di Valverde che disse che Dembélé che Malcolm lui sapeva che era un buon giocatore, ma non l'aveva chiesto lui la società, è stato un acquisto della società. Ma come disse anche di Arthur,
che era l'acquisto della società. Quindi, cioè, tutto bisogna vederlo. Poi, sai, noi all'allenamento non ci siamo, Max, quindi tante cose che noi si vede da fuori, certo, quindi loro le vedono sicuramente meglio di noi. Però per quello mi ha fatto vedere Malcolm 10 minuti, l'ho visto molto più adatto al nostro gioco di Dembélé. Con tutto rispetto, questo non sto dicendo che Malcolm è più forte di Dembélé, perché se no anche, ti faccio un esempio banalissimo, anche dimmi una punta, che David Villa era molto più adatto al nostro gioco che Ibrahimovic, ma David Villa non è più forte di Ibrahimovic. Ecco, e questo è lo certo, giusto, che giusto. Può di far capire che Malcolm lo vedo più adatto al nostro gioco, ma non voglio dire che è più forte, ecco, se no magari la gente mi prende anche per matto, ecco. No, è giusto, giusto quello che dici. Albert, senti, a questo punto, visto come il Barça ha rischiato molto e ha giocato male in quel caso a Vallecas, ma tu pensi che nella Liga c'è bisogno di fare una squadra, di farli giocare, come dicevano Fabio e Giusi, questi giocatori, da Malcolm anche ad Alegnà, per esempio, a farli giocare, anche perché io continuo a dire, l'infortunio oggi di Coutinho è dovuto anche all'affaticamento del muscolo, quindi se si continua a giocare sempre con gli stessi, prima o poi o ti arrivano spompati all'ultimo a marzo, oppure come è successo l'anno scorso nella partita decisiva, oppure si fanno male. Quindi tu pensi che in Liga c'è la possibilità di vedere qualche giocatore in più? Dovrebbe essere così, perché come avete detto voi, tutti voi, quest'anno abbiamo almeno 17 giocatori di un livello altissimo, che questo deve servire per partite come il Rayo. Se in tutta la stagione devi scegliere una partita dove deve dire questa partita si deve fare rotazione, sicuramente tutti noi sceglieremo quella di Vallecas, perché vieni dopo tre partite durissime, non è lo stesso giocare tre partite in 10 giorni contro il Leganés, il Girona, il Rayo o contro l'Inter, Sevilla e Real Madrid. Quindi questi giocatori venivano da giocare tre partite durissime dal minuto 0 fino al 90, e dopo queste tre partite di una sofferenza fisica e mentale altissima, dopo questi giocatori è normale che arrivano là in Vallecas qualcuno stanco, qualcuno con qualcun problema fisico, e soprattutto non saranno con la motivazione sufficiente per giocare in Vallecas. È normale, sono persone, vieni di fare 5 il Real Madrid, di essere i migliori giocatori del mondo, tutti loro, vieni anche da vincere all'Inter, in 3 giorni, 4 giochi devi giocare a San Siro, quindi è normale che nella testa non hai la partita di Vallecas, ma per questo servono questi giocatori. Malcolm, sono sicuro che se Malcolm avrebbe a giocare, io dico Malcolm, dico Arturo Vidal, dico non lo so, sia Legna, no, non devo dire che tutti devono giocare allo stesso tempo, no, ma almeno 2, 3, 4 diverso devono giocare, perché se sono là è perché c'hanno un livello per giocare in una partita così, devono giocare. Se non giocano questa partita, quando giocheranno? E dopo sono sicuro che avranno la motivazione, perché Valverde non è un allenatore di dare opportunità, non è un allenatore di dare fiducia, e tu hai la possibilità di dimostrare, quindi se hai quel momento di dimostrare, sono sicuro che giocatori che stanno dimostrando carattere come Arturo, come Malcolm, che è entrato e ha giocato bene e ha voluto fare, ha voluto dimostrare, non lo so, credo che quest'anno abbiamo giocatori che vogliono dimostrare, quindi devono giocare. Non lo so, la Liga deve servire per fare questo, ovviamente, certo. In dicembre o in gennaio, che è il momento dove la Champions non si gioca ancora, non si gioca la verità, sicuramente è il momento, perché ancora i titolari devono giocare queste partite per vincere 3 punti importanti, ma dopo, una volta si ritorna a febbraio, marzo, aprile, dove tutti i giocatori importanti sono con la testa della Champions, è il momento di giocare con la gente diciamo che non è titolare. Anche questa gente deve servire per partite come San Siro. Abbiamo fatto un gol con un giocatore che sembrava che non esisteva,
Arturo Vidal, io ripeto, credo che ancora merita più, perché ci dà cose diverse. Dopo abbiamo quello dei giocatori dal B, credo che c'è un dibattito che ancora queda molto lontano, soprattutto con un allenatore per Valverde, perché sì, già c'è problema per dare fiducia a giocatori dal livello, a giocatori che hanno costato, che abbiamo speso 30-40 milioni, come avranno l'opportunità con la gente del B. Credo che questo già è un dibattito un po' perso con questo allenatore, però sì, ovviamente meritano, ma già sappiamo che allenatore abbiamo. Sicuramente una cosa importante da Valverde, una cosa positiva, è la sua, diciamo, credo io, la sua buona gestione delle persone dentro dello spogliatoio. Credo io che non è una persona di creare problema, di dividere la gente. Credo io che anche è un allenatore, diciamo, che non fa cose a volte che non si capiscono, quindi fa cose facili che a volte va bene, ma ovviamente a volte no. Per esempio Rafinha ha giocato contro l'Inter, ha giocato contro il Classico, ha giocato contro il Rayo, non gioca mai, gli da subito gioca 3 partite. Adesso forse Malcolm giocherà più, quindi mi dà un po' la sensazione che questo allenatore si va bene così, con un 4-4-2, adesso gioca 4-4-2, se qualcosa si sbaglia e metto questo giocatore e me lo fa bene, adesso gioca lui, quindi non si rischia, no? Fa un rischio, se questo rischio va bene, se questa strada le piace, strada, se c'è un problema cambia di strada, ma non vedi il problema prima da trovare il problema, è un po', credo io, il problema, però non lo so, credo che è una cosa che già sappiamo dall'anno scorso, credo io. Ti posso fare una domanda, Alberto? Sì. Ti voglio chiedere, no? A mio modestissimo parere, le formazioni, le squadre, gli equipos che possono pensierirci per la vittoria finale della Champions League sono due: la Juventus e il Manchester City. Poi c'è le outsider come tutti gli anni, il Liverpool l'anno scorso, la Roma in semifinale, quindi ci sarà anche quest'anno. Però secondo me vedo le squadre più favorite, messe meglio a livello di rosa e come struttura di squadra, Juventus e Manchester City. Se andiamo a analizzare le formazioni di Manchester City e Juventus, tu guarderai che tutte le partite non hanno mai una formazione uguale, mai, girano in continuazione, sia City sia la Juventus. Esempio, ieri la Juventus ora ha 8 infortunati, ma se no la Juventus non gioca mai con gli stessi giocatori. Tiene in panchina anche campioni come Dybala, che ha in squadra, o come Douglas Costa, che per me sono giocatori formidabili. Però io ti chiedo, perché loro girano? Perché hanno una rosa adatta per far turnover e arrivare nel momento clou della stagione, della temporada, al top, e noi non si riesce a fare questa cosa? Perché Allegri e Guardiola la fanno benissimo, Valverde non la fa per niente. Allora, io non riesco a capire come sia possibile che lui non lo faccia e gli altri due allenatori lo facciano. L'anno scorso davo la colpa alle riserve non all'altezza, quest'anno non si può dare la colpa neanche alle riserve. Quindi io mi chiedo, ma la società che spende soldi, milioni di euro, ma un nocchino, si dice in Italia, un picchiettino nella testa a Valverde e gli dice: oh, Cingurri, e qui noi ti spende milioni di euro per la panchina, ma li fai giocare o li tieni lì come mummie al Museo delle Scene di Londra? Cioè, in tutte le società succede. Quindi secondo me, veramente, io non voglio mettere benzina sul fuoco, però secondo me veramente Valverde è in rotta con la società a questo punto. Secondo me è in rotta con la società, perché non vedo altre spiegazioni. Non posso pensare che Allegri sia un cranio da NASA, cioè un cervello da NASA, Guardiola uguale, e Valverde sia da quinta elementare. Non ci posso credere, ecco. Ma io, davvero, io... Sì, hai ragione, hai tutta la ragione, però io vedo difficile, perché Valverde non ha capito che ragioni deve avere per essere in lotta con la società, perché forse perché non abbiamo portato quel giocatore che voleva, che era William,
ma lui ha un giocatore di grandissima qualità e se, sì.